Gianni Colascione, 7 marzo 2012, siamo all'Aula Magna della Facoltà Valdese di Teologia in occasione della presentazione del libro di Carlo Troilo, Liberi di Morire, e siamo in compagnia di Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, che era, patrocinava appunto questa presentazione, che è anche intervenuta, appunto le chiediamo come è sembrata questa presentazione e anche il tenore politico degli interventi. È intervenuto anche Emma Bonino e anche il senatore Marino. Eravamo tutti intorno ad un tavolo con posizioni comuni, c'è da dire. Sarebbe bello che la politica affrontasse questi temi in corrispondenza di un mandato che dovrebbe prescindere dal mandato attuale, dove troviamo dei deputati che sono lì in base a una legge elettorale che noi tutti conosciamo e, come ha ben detto il senatore Ignazio Marino, dovrebbe uscire da quelle aule la parola libertà di coscienza, ma dovrebbe invece entrare quello che era il senso dei padri costituenti nel momento in cui hanno scritto la nostra Costituzione. Su temi che riguardano il diritto all'autodeterminazione dovrebbe essere rispettata la Carta Costituzionale, con il senso che l'individuo deve avere libertà di decidere per se stesso, rifiutare delle cure qualora le volesse rifiutare, non rifiutarle qualora invece volesse continuare con determinati trattamenti. Quindi rispetto della volontà dell'individuo, nel rispetto della Carta Costituzionale. E sarebbe bello, e vorrei che non fosse un'utopia questa, che la politica iniziasse a tener conto di quello che è il vero volere dei cittadini italiani, volere che hanno espresso tramite sondaggi che noi tutti conosciamo. Il 67% dichiara di essere favorevole all'eutanasia. Questa mattina sui giornali leggevo eutanasia shock, dei titoli che riguardavano appunto una campagna portata avanti in Francia, dove c'è riportata l'immagine di Sarkozy come malato terminale. Ma l'eutanasia non deve essere uno shock, deve essere un rispetto dei diritti di quel malato. Siamo nel terzo millennio, forse i nostri politici dovrebbero rendersi conto che la società evolve, ma la politica resta indietro, e questa è una cosa gravissima, è un'assenza di democrazia. Filomena, giustamente tu parlavi di notizie, io ho letto che in Olanda, se non sbaglio, addirittura si stanno organizzando per portare a domicilio l'eutanasia, nel senso che ci sono delle equip che vengono incontro alle persone che non sono trasportabili, per limitare loro, insomma, questo ennesimo ultimo strazio. Come mai che queste iniziative, che per noi appunto sono molto progressiste, ma comunque sia sono tutte localizzate in una zona d'Europa, e probabilmente adesso senza fare un discorso mondiale, ma d'Europa che sta a una latitudine più a nord della nostra, è un discorso culturale, etnico, religioso, e che speranze ci sono secondo te affinché questo livello di civiltà un po' scenda alle nostre latitudini? Ma guarda, l'hai detto tu mentre che mi facevi la domanda, hai menzionato un termine religioso. Noi purtroppo abbiamo un limite, e durante questo incontro questa sera è stato ricordato come il Papa viene accolto nel suo paese natale e come invece in Italia e i nostri deputati vanno ad assistere ad una lezione magistrale e poi, nel momento in cui gli viene chiesto un commento, conosciamo tutte le risposte. Allora, purtroppo è un problema legato ad uno Stato paternalista che perde di vista la laicità dello Stato, il rispetto dei diritti delle persone. Sentiamo tanto parlare di libertà, purtroppo si vietano le libertà, ed è bene che i cittadini prendano cognizione nel momento in cui dovranno andare a esprimere un voto, una preferenza, che chiedono assunzioni di responsabilità ai partiti su questi temi, perché questi temi non sono temi eticamente sensibili, stiamo parlando di diritti civili, non lo dobbiamo dimenticare. La manipolazione semantica che c'è stata in questi ultimi anni nel voler dare significato diverso a temi importanti deve smettere.
Ringraziamo Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie ancora.